finalmente il mio sogno si è realizzato e non parlo di essere circondato da donne vestite in maniera futuristica, ma parlo di Haskell ES3. Se ben ricordate, quando ho fatto la recensione dell'S1 ho dovuto portarmelo da Milano a Monza. È stata un'impresa perché i 45 km all'ora di velocità massima non mi hanno certo consentito tempi molto brevi. Ora è arrivato S3, uno scooter elettrico che raggiunge i 70 km all'ora di velocità massima, 80 km di autonomia, ma c'è anche un'altra novità: la piccola auto elettrica di cui vedete la monoscocca, la cella alle mie spalle, la vedrete meglio nelle immagini che scorreranno in questo momento, un'auto in grado di raggiungere gli 80 km all'ora con un'autonomia che è dichiarata variabile dai 120 ai 200 km orari, ovviamente a seconda del vostro stile di guida. Insomma, la tecnologia di Haskell che abbiamo già conosciuto con il piccolo scooterino S1 si è ora evoluta in alcune declinazioni, tra cui S3 e la nuova auto elettrica, che sicuramente saranno interessanti e sicuramente proveremo nei prossimi tempi. Per il momento è tutto, gli approfondimenti su hdmotori.it, Luigi Melita.